Ufficializzata allora questa candidatura, siamo nella zona di Campo di Marte, tra l'altro un luogo scelto non a caso perché proprio il chiosco che noi abbiamo adesso alle spalle fa parte, diciamo, del vostro programma elettorale. Esatto, sì, noi puntiamo molto su questo aspetto, sulla sicurezza della nostra città, perché per noi, essendo stato il cavallo di battaglia della giunta di centrodestra nel 2015, per noi ovviamente è, diciamo, un totale fallimento quello a cui stiamo assistendo e quindi al chiosco di Campo di Marte che è in condizioni purtroppo degradate da anni. Noi abbiamo pensato di farci per l'appunto un presidio della Polizia Municipale. Questo sarebbe una soluzione a costo zero perché comunque l'edificio è di proprietà del comune e quindi si tratterebbe di spostare un paio di agenti della Polizia Municipale qui al chiosco, quantomeno durante tutto l'arco della giornata, e questo secondo noi contribuirebbe molto a disincentivare i comportamenti che purtroppo sappiamo avvengono qui in queste zone, tra Pionta, Campo di Marte e anche Saione. Michele Menchetti, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle per il comune di Arezzo, punta tutto o quasi sulla sicurezza. La zona del Pionta, dice, dovrebbe essere un simbolo di rinascita di questa città. Della sicurezza, ma non solo, anche del recupero degli immobili del Pionta. Pensiamo a Villa Chianini, che è uno splendido edificio, ma lasciato veramente al degrado più totale, l'ex Casa delle Suore. E quindi diciamo il Pionta può essere visto come un simbolo di rinascita anche per la nostra città, sia dal punto di vista culturale con gli scavi del Duomo Vecchio, sia dal punto di vista anche dell'università, sia dal punto di vista anche sanitario, perché potrebbe essere preso in considerazione anche il fatto di spostare alcuni servizi in questi edifici proprio per rivalorizzarli, o quantomeno anche un presidio anche all'ex Casa delle Suore potrebbe essere una cosa da prendere in considerazione qualora qui al chiosco di Campo di Marte non fosse possibile. E per finire anche il discorso di Villa Chianini, a noi piacerebbe fare la casa delle associazioni, dare in gestione i locali della villa a ovviamente comodato d'uso gratuito, diciamo, per poterla rivalorizzare e per riportare la gente negli spazi pubblici, che è quella sicuramente la miglior medicina per tornare in sicurezza. Alla nostra richiesta di un giudizio sull'operato dei due consiglieri del Movimento 5 Stelle uscenti, Menchetti risponde che si poteva indubbiamente fare di meglio. Potevamo fare di più, quello è sicuro. All'inizio avevamo cominciato con tanto entusiasmo, sono stati veramente dei periodi fantastici all'inizio, in cui i nostri consiglieri si erano veramente dati da fare con il gruppo degli attivisti. Poi ovviamente è innegabile che è andato in calando, tra l'altro uno di loro è uscito per aderire al gruppo misto e non entro nelle vicende personali e non mi permetto di giudicare ovviamente da questo punto di vista, però sì, si poteva fare sicuramente di più. E posso dire che quella di oggi del Movimento 5 Stelle è una squadra praticamente del tutto nuova, se si eccettuano alcuni storici attivisti come Roberto Rossi, tra l'altro, che è un ex consigliere comunale sempre del Movimento 5 Stelle. Rispetto ai suoi avversari, compreso il sindaco uscente, ci dice di conoscere le vicende pubbliche e su Daniele Farsetti, un ex 5 Stelle, oggi Italia in Comune, candidato sindaco proprio per questa lista, risponde così. Non lo conosco, no, perché quando lui diciamo, ha lasciato il movimento, si è dimesso, è stato proprio, diciamo, una sorta di staffetta tra me e lui, anche se lui forse non lo sa, ma l'ho saputo dagli altri attivisti, insomma. E quindi no, non ho conoscenza degli altri, vediamo. Conoscerà nei nostri salotti. Sicuramente sì, volentieri.